L'esito del voto non è per nulla in discussione, le irregolarità riscontrate all'atto della verificazione non riguardano l'elezione del sindaco ma i consiglieri comunali e le liste a loro collegate e comunque non sono tali da inficiare l'esito della tornata elettorale. Francesco Italia smette i panni del sindaco per difendersi da cittadino dagli attacchi subiti dall'avvocato Ezechiel Reale e dai movimenti vicini al centrodestra. Intervengo per fare chiarezza perché c'è qualcuno che tenta di fare confusione dove invece confusione non dovrebbe essere fatta. È chiaro che la verificazione, e io in questa conferenza stampa l'ho detto e lo ribadisco, ringrazio l'eccellente lavoro svolto dalla commissione di verificazione prefettizia, ho ringraziato e ringrazio pubblicamente il dottore Sindona che ha fatto un eccellente lavoro, proprio perché noi dobbiamo sempre avere in testa un'idea di Stato e di istituzioni che siano a garanzia del cittadino, e questo è avvenuto dal primo momento all'ultimo. Questo è il motivo per il quale io non sono intervenuto prima, perché non volevo in alcun modo fare pressioni o influenza, perché io da cittadino attendo il risultato e il giudizio totale con grande serenità. Quello che non posso chiaramente consentire è che questo ricorso e gli errori e le anomalie che da questo ricorso sono emerse possano in alcun modo delegittimare la mia sindacatura e la nostra amministrazione, ma non a tutela del sottoscritto, ma a tutela della città, una città che negli ultimi anni ha purtroppo pagato un prezzo altissimo sulla delegittimazione tentata ad opera dei suoi organi più importanti. E quindi chi dice che le eventuali anomalie riguardanti il Consiglio Comunale avrebbero avuto un'influenza sui risultati del primo turno dice una menzogna sapendo di mentire, perché il 40% al primo turno va verificato e va valutato sulla base dei voti validi espressi per il sindaco, che sono più di 54.000, e che nessuno ha mai messo in discussione. Se esistono dei problemi legati, come pare abbastanza chiaro, su alcune attribuzioni di voti in Consiglio Comunale, queste non sono tali da determinare in alcun modo una modifica del risultato elettorale, e chi chiaramente tenta di far annullare le intere elezioni per questo dovrebbe rispondere di un atteggiamento che è tutto il contrario di quella ricerca di verità e democrazia che invece viene sbandierata, tanto più che se si fosse veramente voluto restituire un dato fedele alla realtà si sarebbe dovuto chiedere un supplemento di scrutinio, verifica di scrutinio, che invece il consigliere comunale Ezechiel Reale non ha mai chiesto. Bisognerebbe capire perché si preferisce annullare, tutte le elezioni chiedendo di ripeterle e non invece di rettificare il risultato che è solo legato alla geografia del Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale, peraltro, dove il sindaco attuale non ha avuto la maggioranza. Mentre è previsto per mercoledì il passaggio di consegna al comando dell'aeronautica militare, torna di estrema attualità il caso della nuova caserma dei carabinieri che nel progetto tutt'oggi presente dovrebbe essere realizzata proprio all'interno dell'idroscalo di via Elorina per fare nascere una sorta di cittadella della legalità. I lavori avrebbero dovuto iniziare lo scorso anno per concludersi nel 2020, ma una serie di problemi di natura tecnica sollevati anche dalla sovrintendenza ai beni culturali hanno fino ad oggi impedito di avviare i lavori. Per chiarire la situazione il parlamentare regionale Giovanni Caffeo, insieme con i deputati Catanzaro e De Domenico, nel mese di luglio ha presentato un'interrogazione al presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Ha chiesto di sapere se e per quali ragioni il procedimento si sia fermato, se siano intervenuti fattori esterni che hanno spinto le varie amministrazioni coinvolte a fermarsi, se sia vero che risulterebbero altre ipotesi che però farebbero perdere il finanziamento già stanziato alla regione, e quali iniziative di competenza intenda assumere celermente per sbloccare la situazione e assicurare a Siracusa un'adeguata sede per il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Il segretario della Commissione Attività Produttive dell'ARS intende rilanciare la questione alla riapertura della stagione politica.
Il progetto di Massima ha ottenuto un finanziamento alla Regione di 3.600.000 euro proveniente dal Fondo Patto per il Sud. Il Comando Generale dell'Arma ha più volte confermato l'intenzione di realizzare la nuova caserma del capoluogo all'Idroscalo, mentre negli ultimi tempi si è affacciata l'ipotesi di mutare rotta, persino con l'indicazione di un'area in contrada Pizzuta. Credo che il Sindaco debba spendersi per riottenere l'area dell'Idroscalo in modo da concretizzare il più ampio e funzionale progetto di Waterfront, afferma il Presidente di ANCE Siracusa Massimo Rili. Insistere a realizzare la nuova caserma dei Carabinieri in Via Lorina è un'offesa per l'intera città. In primo piano un oggetto di uso comune, ma che in questo contesto non c'entra nulla. Eppure è qui anche forse a testimoniare l'industria che c'era prima, la famosa Eternit, che di per sé, come vedete, è rimasta proprio un rudere, ormai disattivata da diversi anni, e per di più c'è stato anche un'attività urgente di messa in sicurezza ed emergenza dello stesso sito con un progetto cofinanziato dall'Unione Europea. Ma quello che è importante è anche che questa zona, siamo in contrada Stentinello, è anche motivo di lamentela. Guardate qua, questo è l'immondizio, materiale risulta che man mano viene, eppure non c'è tanto andare distante, perché poco più avanti c'è il centro di raccolta dove in realtà potrebbero essere smaltiti gli stessi rifiuti che vedete qua, che vedete insomma qui in primo piano. Nel frattempo la cosa positiva di questa contrada Stentinello sono i lavori per la metanizzazione. Così. Abbiamo atteso 11 anni per avere questo progetto finalmente finanziato, finalmente approvato, l'inizio dei lavori. Una struttura importante quella che vediamo alla nostra sinistra, perché insieme alla cartiera, insieme alla fabbrica di mattoni, insieme a tutta un'altra serie di piccole fabbriche, costituiva l'area industriale della Targia, che ha dato lavoro e occupazione a migliaia di persone. Io ricordo che i paesi della zona montana, ma anche vicino a Siracusa, si sono spopolati proprio perché centinaia e centinaia di persone sono venute a lavorare in questa zona. E in questa zona, quindi, che era la più ricca della città di Siracusa, che era quella più popolata di lavoratori, adesso cosa abbiamo? Come lei giustamente diceva, il degrado l'ha assunto a livello insopportabile. E in tutta questa vicenda, che io più volte fra altre cose ho segnalato e invitando anche a mettere delle fototrappole in maniera tale che questa vicenda possa finalmente finire, e c'è l'impegno da parte dell'Italgas, che ringrazio, che sta portando a compimento, di realizzare questa rete di metanizzazione, perché qui le industrie che adesso operano, e operano anche bene, le possiamo vedere alle nostre spalle. C'è anche un porto qui vicino. Sì, c'è il porto, qui ripeto c'è anche l'attracco per quanto riguarda l'ISAB, adesso Lukoil. Ecco, attraverso questa modernizzazione è chiaro che le piccole industrie che operano in questa zona potranno avere un beneficio importante per i costi che invece devono sostenere per portando il gas. L'invito che noi facciamo all'amministrazione comunale e all'ex consorzio ASE è quello di rivedere con la dovuta attenzione quest'area, di ripercorrere i sentieri del passato per cercare di capire, uno, se è possibile, dal momento che noi i soldi nel POC, cioè nel piano operativo complementare, le abbiamo previste, questa zona possa essere completamente bonificata, demolendo questa struttura che non fa onore in un contesto così importante qual è stato quello della città di Siracusa. E due, che si possono attivare dei benefici economici a favore di coloro che vorranno insediarsi in questa zona. Ad esempio, l'amministrazione comunale potrebbe per i prossimi 5 anni non chiedere il pagamento dell'IMU, non chiedere il pagamento dei rifiuti solidi urbani. C'è una forma di incentivazione per tutti coloro i quali vorranno venire a investire in quest'area, che adesso con il metano, con il gas, comincia a diventare anche un'area appetibile. Smettiamole di pensare solo ed esclusivamente ad altre zone della città. Ricordiamoci che il territorio della città di Siracusa, che non è assolutamente vasto, però è un territorio ricco e che quindi va salvaguardato e difeso. Il Tribunale Penale di Siracusa ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell'ex sindaco di Augusta, Massimo Carruba, accusato sia di concorso esterno ad associazione mafiosa, sia per voto di scambio, con l'aggravante di aver agevolato i clan Bottarattanasio e Nardo di Lentini.
La sentenza è stata emessa nella tarda mattinata dal Tribunale composto dalla Presidente Giuseppina Storaci, all'Atere Nicoletta Rusconi e Alfredo Spitaleri. Ribalta sostanzialmente le richieste di condanna avanzate dal PM Ursino a conclusione della requisitoria in cui aveva chiesto la condanna a 5 anni per l'ex sindaco Megarese. Mentre sono stati assolti tutti gli altri imputati, ad eccezione di Emanuele Gambuzza, storico appartenente al clan Urso Bottaro, condannato a 3 anni di reclusione per il reato di voto di scambio con l'aggravante di aver agevolato il clan, appunto, Bottaro Attanasio. Cambio della guardia al comando del distaccamento aeronautico di Siracusa. Al comandante uscente Gianluca Angelucci subentra il tenente colonnello Luigi Di Paola. Siracusano di 48 anni, il nuovo comandante ha iniziato la sua carriera nell'Arma Azzurra proprio nella sua città natale con il servizio al ex 34esimo gruppo radar nel 1995, dove torna oggi dopo aver trascorso un lungo periodo al 41esimo stormo di Sigonella e qui ha ricoperto tra gli altri il ruolo di capo sezione del personale e mobilitazione, per poi passare nel 2014 al comando dell'aeroporto di Sigonella come capo ufficio collegamenti enti NATO. La cerimonia di insediamento si è tenuta nell'hangar del distaccamento di Vielorina alla presenza del generale di brigata Paolo Tarantino, comandante delle scuole dell'aeronautica militare, delle altre autorità civili, religiose e militari del territorio, delle associazioni combattentistiche e d'armi. Il generale, nel suo intervento, ha fatto comprendere quanto l'idroscalo, quanto questo sito sia importante anche in termini sociali per una integrazione dell'arma dell'aeronautica proprio con la città. Sì, emerge chiaramente il lavoro che è stato fatto qui a Siracusa dal personale, dal tenente colonnello Angelucci, nell'ambito della messa a disposizione di questa infrastruttura alle diverse amministrazioni che insistono in questa terra meravigliosa. Sono sicuro che il tenente colonnello Di Paola avrà modo di sfruttare questa condizione di partenza, di lavorare in quest'ottica, in sinergia con le altre forze armate e con le altre amministrazioni dello Stato. A proposito di sinergia, c'è un progetto che prevede almeno da 2 anni che questa base sia in comproprietà anche con i carabinieri. Per voi è un problema, no? Per noi non è assolutamente un problema, le attività sono state condivise e concertate. Non è un momento storico questo semplicissimo da un punto di vista della possibilità di gestire fondi per mantenere in perfetta efficienza tutte le infrastrutture della nostra forza armata. Lavorare insieme alle altre è una delle soluzioni che ci consente di raggiungere questo obiettivo. Comandante, lei torna a Siracusa, parte da Siracusa perché innanzitutto accennato, ma insomma, qui l'ha vissuta anche questa 34esimo gruppo radar. Esatto, ai tempi del 34esimo gruppo radar che ha chiuso i battenti il 30 giugno del 2011 è nata questa nuova struttura che dà un forte contributo alla 137 di squadriglia e, come avete potuto modo di vedere dall'operato del tenente colonnello Angelucci, anche alla collettività siracusana. Con che spirito torna qui a Siracusa per comandare questa base? Lo spirito è sicuramente quello di non andare, come ha detto il generale, in competizione col tenente colonnello Angelucci, continuare ad operare per il bene della collettività, della forza armata e tutte quelle esigenze che poi potranno venire incontro nel corso del mio periodo di comando, che chiaramente non è definito ancora oggi. Cercheremo di dare il 1000 per 1000 per ottenere quanto di nostra competenza.
Due giorni per veicolare informazioni utili sulla tematica dell'intolleranza al glutine con l'allestimento di stand gastronomici e quanto è previsto per sabato e domenica in piazza Giovanni Verga a Sortino in occasione dei festeggiamenti di Santa Sofia e anche della terza edizione della manifestazione Gluten Free Days. Sabato l'inaugurazione con degustazioni e spettacoli, ma con un evento in cui si parlerà, dopo il saluto delle autorità, di aspetti tecnici e formativi dedicati agli operatori del settore alimentare per la corretta preparazione e somministrazione degli alimenti senza glutine. Terza edizione, in collaborazione con l'ASP, con l'Associazione Italiana Celiaci, è un appuntamento che era iniziato così per gioco, tanto per dare un segnale, visto che effettivamente i celiaci in provincia di Siracusa aumentavano anno dopo anno, per cui ora, dopo la terza edizione, stiamo intensificando gli sforzi per dare un'offerta sempre maggiore a queste persone, in quanto la celiachia ormai è un fenomeno non di poco conto, e allo stesso tempo cerchiamo di promuovere i nostri prodotti tipici, quale il miele, che per sua natura già è gluten free. C'è una maggiore sensibilità, c'è una maggiore conoscenza. Noi quest'anno abbiamo mirato ad avere fondamentalmente quasi tutte aziende artigianali con produzioni di alta qualità, perché il senza glutine si può mangiare senza glutine, ma senza necessariamente avere cibi estremamente grassi come succedeva negli anni passati, e quindi cibi anche prodotti artigianali e prodotti di qualità. Ci sarà il pizzolo di Sortino senza glutine. Rientra, se volete, nel sistema della prevenzione, perché anche in questo caso conoscere gli effetti di alcuni cibi serve anche a salvaguardare la salute. Speriamo e rilanciamo la possibilità di moltiplicarle, come anche nel caso degli screening, questo sta già avvenendo. Io approfitto della vostra TV per lanciare sempre un messaggio positivo di partecipare alle campagne di screening. Dopo tre mesi passati tra mare, montagna, campagna, viaggi e divertimenti vari, per gli studenti siracusani oggi si torna tra i banchi di scuola. Primo giorno di scuola, com'è andata? È stato un normale giorno, ci siamo visti con i professori, è stato bello rivederli dopo l'estate, ci siamo più o meno confidati e raccontati con quello che abbiamo passato l'estate. Tutto bene. Però pensavo di non fare nulla, invece mi hanno fatto prendere appunti e fare lezione. Molto bene, comunque va, sono al quarto, quindi ormai la conosco molto bene la scuola. Diciamo che comunque non mi aspettavo niente di diverso, alla fine diciamo sono sempre le stesse cose. Più che altro questo problema della succursale e del maggior numero di iscritti che ci sono al Corbino, diciamo che rende molto sfavorevole il tutto. Bene, però già hanno iniziato a spiegare, a dare compiti e mi sembra esagerato per essere il primo giorno di scuola. Bene, l'impatto è stato un po' pesante, arduo, impresa ardua tornare a scuola, certi banchi scottano, non potevamo stare perché le sedie scottavano, però certo tutti i professori, adesso iniziamo l'anno in modo positivo, programmi che non finiscono. È andata molto bene, l'impatto insomma non è stato dei migliori, ovviamente svegliarsi presto la mattina, però è andato molto bene. Tu frequenti il quinto anno, ultimo primo giorno di scuola, com'è andata? È stato un primo giorno spettacolare, cose assurde sono successe, però speriamo continui così. Brutto, brutto, è devastante questo primo giorno di scuola. Quali sono le aspettative per il nuovo anno scolastico? Questo per noi è il quarto anno, sarà difficile, impegnativo, però diciamo non temiamo le sfide, ma anzi le accettiamo e ne facciamo frutto come ogni anno. Si studia, ci impegniamo. Sicuramente crescere in tutti gli ambiti, sia personale che scolastico, prepararsi per l'università, ahimè, è crescere. Essere promosso, buoni voti, media alta. Niente di che i professori siano più tranquilli con noi rispetto all'anno scorso. Di riuscire a studiare tutto l'anno. E quest'anno vorrei andare, diciamo che rispetto agli altri anni vorrei andare molto meglio, vorrei diciamo studiare di più e comunque riuscire a comportarmi meglio ed essere un buon alunno. Buone, io sono studiosa quindi penso che possa andare bene.
Sicuramente mi aspetto un anno che non dimenticherò facilmente, con i compagni di classe, abbiamo due nuovi compagni di classe tra l'altro, niente, spero di riuscire con un buon voto, ma non mi ammazzerò di studio, voglio essere tranquillo quest'anno. Intanto speriamo di passare un anno tranquillo, anche se siamo per l'ultimo anno, però la cosa importante è che ci divertiamo, questo è importante. Sempre col sorriso, ci andiamo, no? Fino a interrogazioni, chi si è visto si è visto. Io direi il 60. Riguardo al tema della sicurezza, cosa ne pensate, cosa ne pensi degli edifici? Ma diciamo che l'edificio in teoria non è agibile, in teoria non dovevamo essere qua quest'anno, però ormai siamo abituati. Siamo messi un po' male, ecco. Ci piace molto il rischio, sì. Gli edifici diciamo che non sono né adibiti né... non si possono considerare come scuole o quantomeno. Le classi sono un po' distrutte, banchi sporchi. La sicurezza in questa scuola sia completamente assente. Ci sono molti problemi a livello di sicurezza nelle scuole e infatti diciamo che non riusciamo a vivere i nostri giorni scolastici tranquillamente in quanto non c'è sempre un pericolo ricorrente quotidianamente. Gli edifici fanno schifo. Sia questo qua che quello in centrale. Barcola un po' la sicurezza, certo ormai spendiamo soldi per altro, le scuole sono dimenticate. Tutte le scuole della provincia e della Sicilia in generale hanno il problema di sicurezza all'interno del proprio edificio. Purtroppo i fondi della regione sono questi e capisco che è difficile riuscire a trovare soldi per sistemare tutte le scuole o dove è necessario costruirne nuove. Primo giorno di scuola non solo per gli studenti ma anche per i docenti. Come è andata? Come ha trovato i suoi ragazzi? Bene, tranquilli, attenti, riposati, motivati, bene, bene. Ha già fatto qualche interrogazione? No, ovviamente no. No, abbiamo parlato, ho presentato il nuovo anno, il nuovo programma, tutto a posto. Giro di vite della Polizia Municipale al persistente fenomeno delle doppie file nel centro storico nelle zone maggiormente interessate da intenso traffico veicolare. Dei prossimi giorni, infatti, la Municipale avrà in dotazione una telecamera montata sugli autoveicoli di servizio che filmerà al semplice passaggio del mezzo le auto in doppia fila con conseguente verbale a carico del trasgressore. La telecamera verrà utilizzata anche per individuare e sanzionare gli utenti della strada non in regola con gli obblighi assicurativi e di revisione dei mezzi. Un deciso cambio di passo verso il contrasto a comportamenti stradali non più tollerabili, quale ad esempio il persistente fenomeno delle doppie file nel centro storico e anche nelle zone maggiormente interessate dal traffico veicolare. A dichiararlo è il sindaco Francesco Italia che aggiunge: ho fortemente voluto io Street Control come ulteriore strumento di supporto all'attività della Polizia Municipale. Sarà un mezzo non solo di dissuasione dai comportamenti stradali dagli scorretti, ma anche di tutela per gli utenti della strada che le reclamano a gran voce il rispetto delle regole. Sono convintissimo, continua il sindaco, che la gente lo considererà un utilissimo alleato per combattere la maleducazione stradale. Le aree maggiormente interessate saranno il centro storico di Ortigia, la zona Umbertina e le aree di Corso Gelone, Viale Teocrito, Viale Terracati, Via Tisa, Viale Zecchino, Santa Panagia. Nelle aree interessate nei prossimi giorni saranno installati i cartelli segnalatori indicanti che il periodo ricorso allo Street Control. Una volta a regime, dichiara il comandante della Polizia Municipale Enzo Miccoli, lo Street Control permetterà una maggiore fluidità di circolazione e un deciso contrasto ai fenomeni di irregolarità di comportamenti stradali, oltre al miglioramento della qualità, della pedonalizzazione e della tutela del bene sicurezza urbana, che aumenterà le condizioni quindi di vivibilità nei luoghi interessati dal controllo. Lo Street Control, già utilizzato e collaudato nelle principali città italiane, ha dato eccellenti risultati in termini non solo di sanzioni ma soprattutto di dissuasione dal comportamento irregolare degli utenti della strada. Con 15 no, 12 sì e 2 astenuti, il Consiglio Comunale ha respinto la proposta di modifica del regolamento di polizia mortuaria. In parole povere significa che rimane operativa la retroattività del rinnovo delle concessioni dell'oculi al cimitero di Siracusa, una situazione che era già stata affrontata nel mese di agosto con una seduta in cui stava passando per intero la linea dell'opposizione e quindi della modifica del regolamento in modo tale da salvaguardare le concessioni rilasciate prima del 1996, da quando infatti il regolamento prevede la scadenza 25 annale delle concessioni
concessione dei loculi al Camposanto. Curioso l'atteggiamento del gruppo Movimento 5 Stelle, perché sin dal mese di luglio si è detto contrario alla manovra dell'amministrazione, mentre ieri è proprio il gruppo si è ulteriormente spaccato, 2 hanno votato a favore e 2 contro il provvedimento di modifica. In definitiva permane integra la delibera di giunta con cui viene disposto sia la scadenza dei 25 anni per il rinnovo dei loculi, sia la retroattività dei pagamenti. Il Comune ha richiesto agli utenti, se vogliono rinnovare le concessioni scadute, quindi di aderire all'invito di autodenunciare la propria posizione e mettersi in regola con i pagamenti stessi. Il termine ultimo è quello del 23 settembre, come disposto dal Sindaco Italia pochi giorni prima della scadenza del termine ad agosto. Una grande e bella novità si inaugura al centro commerciale Archimede di Siracusa, all'interno uno spazio dedicato a tutti, bambini, adulti. Si chiama Woppi, un gioco tira l'altro, è un po' un insieme di nomi tra wow, quindi stupore, entusiasmo, epica, insomma felicità e gioia. E con chi ne parliamo? Con il responsabile, possiamo dire, di tutto ciò, è il presidente di Laidia, che è anche la società proprietaria di Woppi, penso in tutta Italia, presidente. Allora, questa è un'idea che nasce 6 mesi fa dall'incontro di 5 amici che avevano e abbiamo una lunga esperienza nella gestione o nel governo dei centri commerciali. Tutte le ricerche, tutte le tendenze ci hanno detto che c'è la necessità all'interno dei centri commerciali di realizzare delle aree di intrattenimento che siano evolute e diano un'ampia offerta non solo per i bambini ma anche per i teenagers e, perché no, anche per noi persone mature. Assolutamente sì, io ho visto anche le macchinette da scontro, ma sono quelle ultramoderne, tecnologiche. Sì, abbiamo cercato di portare tutto sommato giochi anche tradizionali, però il massimo delle innovazioni che su questi sono stati fatti, mettendo anche insieme tutta una serie di offerte molto molto importanti. Presidente Canali, perché tutto questo? Qual è lo scopo all'interno di un centro commerciale come quello che abbiamo qui? Allora, se noi facciamo velocemente una storia, fino a 20 anni fa era la gente veniva nel centro commerciale perché c'era l'offerta commerciale, c'era. Dopodiché non era più sufficiente questa e abbiamo iniziato a sviluppare le aree food court, la ristorazione, il cibo, eccetera. Oggi bisogna fare un'ulteriore evoluzione portando dentro delle attività che facciano trascorrere con sicurezza e con divertimento il tempo libero che le persone hanno, portando dentro la gente, ovviamente poi si va anche a stimolare e a recuperare quello che è l'incremento di fatturato e di business di tutti gli operatori che sono all'interno del centro commerciale. Diciamo che questa è un po' una novità per come è stato trattato, perché fino ad ora è certamente il primo esperimento che viene fatto in Italia. Da quello che mi pare di vedere, da cosa sono circondato, è un parco giochi molto bello, tecnologico, adatto a tutti, quindi non soltanto un parcheggio per i bambini mentre vai a fare la spesa, ma anche un passatempo per gli adulti o comunque anche per chi vuol venire direttamente qui. Decisamente sì, questa è la grande innovazione. Fino ad ora nei centri commerciali abbiamo visto strutture che erano finalizzate al divertimento dei bambini o all'accoglienza o al conservare all'interno di strutture sicure i bambini, mentre magari i genitori o i nonni eccetera andavano a spesa. No, questo è un vero polo d'attrazione per tutti i centri commerciali. La gente può venire qua tranquillamente, giocare, può mangiare, perché attraverso dei sistemi di prenotazione interattiva possono da qua prenotare il cibo che viene portato in questi tavoli sia per tutta la famiglia sia per organizzare anche eventi, manifestazioni, compleanni, e già in tal senso la città sta dando delle risposte molto molto interessanti. Direttore, dallo sport, da un campione dello sport della pallamano a un parco giochi, a direttore di un parco giochi, ci può essere attinenza fra lo sport e il divertimento? C'è un collegamento, principalmente il divertimento. Lo sport diverte e raduna. Questo genera la stessa emozione, diverte e raduna le famiglie, gli amici, gli adolescenti, i nonni, i nipoti hanno un spazio completo per entrare in una dimensione completamente diversa dove possono passare un bel momento insieme in compagnia. Presidente, prima ha un po' vantato il fatto di aver scelto Siracusa proprio come città adatta a questo tipo di divertimento. Sono completamente d'accordo, io parlo prima come siracusano e secondo come neopapà. Come mio papà mi trovavo sempre in una posizione di poter trovare un posto indicato per poter girare con mia figlia e divertirmi. Oggi ce l'avete, oggi Siracusa ha un posto dove tutte le famiglie possono venire a divertirsi e i genitori passare un tempo con i suoi figli, anche gli amici.
Lunedì è iniziato lo smontaggio dei caselli dell'autostrada Siracusa-Gela all'altezza di Cassibile. In meno di due mesi, secondo le tempistiche concordate dalla Regione con il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il casello non esisterà più. Previsti anche i connessi lavori di ricucitura della pavimentazione del casello, di riqualificazione dell'asfalto antistante e retrostante la barriera, la ricollocazione dei guardrail. L'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone ha effettuato questa mattina un sopralluogo al cantiere per la demolizione appunto del casello di Cassibile. Era un impegno del governo Musumeci, avevamo detto che questa stazione autostradale che non era utile, addirittura che dava problemi alla sicurezza stradale, così come è avvenuto nel passato, andava smontata. Andava smontata perché dobbiamo ripensare a dove collocare la nuova stazione autostradale, se collocarla in questo luogo oppure se collocarla 10 km più avanti, proprio allo svincolo di Cassibile, dove sarebbe stata giusto porla già ai tempi. Comunque togliamo un elemento di insicurezza stradale, togliamo un elemento che non ha aggiunto alcunché all'efficienza di questa autostrada, ma addirittura ha comportato un deficit. Ecco, la costruzione e ora la demolizione dei caselli cosa comporta in termini economici? In termini economici è una cifra molto irrisoria, circa 200.000 euro a fronte dei rischi per l'incolumità dei viaggiatori. Riteniamo che sia una cifra veramente risibile, ma la cosa più importante è che fu ai nostri, secondo la nostra considerazione avvalorata dal Ministero delle Infrastrutture, un errore progettuale nel collocare qua questo casello autostradale. Lo rimuoviamo quando poi completeremo la Rosolini Ispica e quindi la Ispica Modica, allora in quel caso e in quel momento potremo porre a pedaggio l'intera autostrada e in quel caso decideremo dove collocare la nuova stazione autostradale. In cosa consistono i lavori tecnicamente? Lo smontaggio e rimozione di tutte le parti in metallo che possono essere riutilizzate in un'eventuale successiva lavorazione e il rifacimento di tutto l'asfalto per raccordare le due tratte già asfaltate e le barriere all'interno. Che tempi prevedete? Allora, i tempi massimi sono 75 giorni la consegna dei lavori che è stata fatta la settimana scorsa, però stiamo andando bene, l'impresa secondo me in un mesetto dovremmo essere fuori. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato Massimiliano Genova, un siracusano di 38 anni, già sorvegliato speciale, irreperibile dallo scorso mese di agosto per essersi sottratto alla sottoposizione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto per i reati di maltrattamenti e lesioni, noto alle forze di polizia per aver commesso numerosi reati, tra cui porto illegale di armi, rapina, ricettazione, lesioni personali, detenzione e spaccio di droga. I poliziotti hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale per detenzione di armi da fuoco e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori da tempo sulle tracce dell'uomo lo hanno individuato e bloccato nei pressi di Contrada Bigemi, nel territorio del comune di Priolo, mentre conduceva un motociclo Honda Hornet privo di targa con a bordo una donna di 23 anni. Genova portava addosso la somma in contanti di circa 3.000 euro. Mentre la coppia si trovava in una stanza della questura sotto la sorveglianza dei poliziotti, la donna andava in escandescenze con urla e gesti scomposti e approfittando del momento di confusione Genova ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra basculante, nonostante il tentativo di uno degli agenti di bloccarlo cadendo su un terrazzino interno della questura. L'arrestato, immediatamente soccorso e trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Siracusa, dove si trova ricoverato, ha riportato gravi traumi al volto, agli arti inferiori e superiori. Nonostante le lesioni riportate e la prognosi riservata, Genova non corre pericolo di vita. Un pomeriggio di abbracci affettuosi al WAPPI, lo spazio gioco del centro commerciale Archimede di Siracusa. A donare sorrisi e accogliere tutti i bambini presenti, la 29enne siracusana Corinne Mantineo, la giovane youtuber influencer del mondo del web, diventata ormai un idolo per i bambini, per il suo modo gentile, dolce e spontaneo di promuovere articoli giocosi, ma soprattutto far vivere ai bambini il fantasioso mondo degli unicorni. Corinne Mantineo, oggi tutti i bimbi qui
per te perché ormai sei diventata la loro beniamina. Sì, io sono contentissima perché li amo, sono tutta la mia vita, sono i miei dolci unicorni pucciosi e sono contentissima della, del calore che Siracusa mi ha regalato. Poi Siracusa è la mia città, quindi nel cuore, nel cuore. Tra gonfiabili stellari, autoscontri super moderni, videogiochi e piste da bowling, i bambini in fila hanno atteso con ansia il loro esclusivo momento per poter abbracciare la beniamina che con affetto e amore ha accolto tutti i bimbi. Inizia il tuo successo, Corinne? È iniziato circa un anno e mezzo fa, due annetti. Siamo freschi freschi, però in questo annetto, in questi due anni, il mio cuore è diventato grande grande per accogliere tutti i miei patatini, patatosi, non vedo l'ora di spupazzarmeli tutti. Un lancio per il Wappi? Sì, il Wappi è bellissimo, cioè io voglio giocarci io con tutte queste cose, è gigantesco, è pazzesco e secondo me ci voleva Siracusa, ci voleva un parco giochi così bello per adulti e per bambini. Un pomeriggio giocoso per tanti bambini che dopo aver abbracciato la regina degli unicorni si sono lanciati nel mondo di Wappi, che ha aperto le porte al pubblico con tutti i suoi giochi e grandi spazi, dove giornalmente i bambini possono passare qualche ora di svago e i genitori fare comodamente i loro acquisti tra i vari brand presenti al centro commerciale Archimede di Siracusa. Ciao amici di Trisse, ciao dolci unicorni, ciao!